Il male che gli uomini fanno racconta di un'indagine che dura 30 anni, compiuta da due gruppi di persone differenti, con due risultati differenti, eppure entrambi sono giusti, eppure entrambi sono sbagliati. Un rapitore seriale, che 30 anni prima ha rapito e ucciso tre ragazze, che riappare 30 anni dopo, è la stessa persona, si sta vendicando di qualcosa, ce l'ha con qualcuno, non lo sappiamo all'inizio, ma lo scopriremo un po' alla volta. Allora, se vi piacciono i gialli facili, in cui tutta la soluzione è facilissima, è solo una passeggiata di un commissario che compra, mangia e guarda e parla del panorama e dei cavoli suoi, non è il libro per voi, ecco, non compratelo. Se invece vi piacciono le storie tese, che raccontano anche il nostro presente, allora sì. Per il libro sono partito dalla struttura, che è molto complessa, ma mi sono poi trovato di fronte a delle problematiche, tipo come tenere prigioniero qualcuno senza ammazzarlo, senza controllarlo 24 ore su 24, senza trovare delle robe strane, perché avevo bisogno che questo prigioniero, anzi prigioniera, si muovesse un po' liberamente per costruire delle situazioni. E quindi ho pensato che l'unica cosa fosse impiantarle una corda di metallo in una scapola con un'operazione chirurgica. Lo so, è un po' violento, ma è l'unica violenza che questo prigioniero subisce, quindi si può accettare. Nella costruzione di questa storia, ambientata su due piani temporali, ovviamente ogni tanto qualcuno ascoltava della musica e ho cercato di mettere della musica di 30 anni fa e la musica di oggi. Diciamo che la musica che attraversa i due piani temporali è Zombie dei Cranberries. Io vi consiglio di ascoltarla. Cari lettori francesi, voi sapete, questo è il primo posto, il vostro paese è il primo paese dove i miei libri sono stati tradotti, quindi ho una passione smisurata per voi, vi voglio molto bene, quindi sono contento di ritrovarvi e spero che voi siate contenti di ritrovare i miei romanzi, quindi buona lettura.